Una passeggiata per Stefano Leo, voluta dagli amici per chiedere verità e giustizia per la morte del 33enne ucciso in zona Murazzi sabato 23 febbraio con una coltellata alla gola. L'iniziativa si è tenuta nel pomeriggio di domenica 31 marzo con la partecipazione, oltre che di familiari e amici, del sindaco Chiara Appendino. L'appello che credo farà e sta facendo tutta la città nel far sì che si possa sapere al più presto quanto è accaduto, ovviamente massima fiducia nel lavoro investigativo che si sta facendo, altrettanto vero che è corretto che la famiglia sappia cosa è accaduto e venga identificato il più presto possibile chi è responsabile di questo terribile atto. Anche perché, insomma, sapendo di Stefano, di questo ragazzo così specchiato, sembra davvero assurdo questo delitto. Ma io credo che nessuno possa spiegarsi quanto è accaduto, soprattutto ovviamente chi gli è vicino, nel senso che commentavamo durante questa passeggiata, questo è un luogo bellissimo dove comunque mai puoi pensare che possa accadere una cosa simile. Detto ciò, la vicinanza, ripeto, è della città personale affinché al più presto possa essere identificato chi ha fatto questo gesto terribile che sicuramente Stefano non si meritava. L'abbiamo vista parlare col papà, che cosa ha detto Maurizio Sindaco? Non esistono parole giuste, non esistono parole che tolgono il dolore e restituiscono un figlio. Certamente quello che la città può provare a fare al meglio è essere vicini, e quindi ci tenevo a essere qui presente anche alla luce di, insomma, quanto era successo nei giorni scorsi, quanto quando ci eravamo sentiti qualche tempo fa. E ripeto, non c'è parola, non c'è vicinanza che toglie il dolore. Certamente c'è una città che è a fianco della famiglia che vuole sapere e vuole che la verità venga restituita e che ci sia un responsabile. Il padre, Maurizio Leo, ha rimarcato come Stefano fosse amato, un bravo ragazzo rispettoso di tutti. Stefano, come hanno detto i loro amici, era veramente un angelo, una persona che aveva rispetto di tutti e di tutto ma tutto. E quindi, da papà dico, un conto è avere un figlio che ha un po' la testa calda e ti può aspettare di tutto, è un conto sapere di avere un figlio che ha girato il mondo, è stato amato da tutti, non ha mai avuto un problema, niente di niente, e quindi io ero molto sereno, ero molto tranquillo. E questa cosa qui è sconvolgente perché il silenzio è allucinante, ti massacra, e oltretutto siamo tutti quanti qui in attesa. L'immagine che rimane di Stefano? L'immagine è sempre il sorriso di mio figlio, che quando io cucinavo a casa lui si vedeva a fianco a me sulla cucina e mi parlava, che ne so, dei ciliegi in fiore in Giappone, oppure, che ne so, della barriera Corallina in Australia. Ecco, questa immagine non me la toglie nessuno, ce l'ho sempre con me, ed è quella che mi dà la forza per tirare avanti con gli altri figli che ho io. Tutto quello che possiamo dire noi potrebbe solo complicare le indagini, quindi questa volta un buon silenzio è ovvio. E la giornata di oggi, tanta gente qui per lui. Sì, sì, questa è la dimostrazione che Stefano veramente era amato da tutti, da tutti. Gente che ha fatto chilometri e chilometri per essere qui, per essere 5 minuti qui, stare insieme e poi lasciarsi. E proprio in serata c'è stata una svolta nelle indagini. Un 27enne cittadino italiano di origini marocchine, con piccoli precedenti penali, ritenuto l'autore dell'omicidio di Stefano Leo, poche ore dopo la marcia si è presentato spontaneamente per riferire sull'omicidio in questura, la quale, a titolo collaborativo, ha immediatamente avvisato i carabinieri, che procedono per l'episodio delittuoso. I militari lo hanno allora condotto presso l'ufficio del comando provinciale, alla presenza del difensore di fiducia, dove è stato formalmente interrogato. Dopo i dovuti preliminari accertamenti sulla dinamica raccontata, i carabinieri continuano le indagini per la raccolta di ulteriori riscontri al delitto, ai fini di chiarire anche il movente.